Stasera gli eventi atmosferici sono veramente al limite. Ma siamo ripartiti tranquillamente. Siamo ripartiti. Non sappiamo ancora effettivamente questo clima come si metterà, caro Piero, perché temo che insomma il vento si stia portando via anche la struttura dove siamo, quindi siamo in pericolo. SOS. SOS, vai. SOS. Ok, allora Alessandro Pagano ci conferma che ci siamo dalla regia, siamo di nuovo qui, ritornate composti perché questo momento è imperdibile, storico si può dire. Il grande Pierluigi Anastasio, il Pippo Baudo della RAI. Non esageriamo, una volta mi chiamavi Lele Mora di Capri. Lele Mora, oppure il principe di Capri, come ho detto, ultimamente ti hanno descritto così. Tutti gli aggettivi sono buoni, ma a me interessava partire dalle origini. Quindi iniziamo a vedere il video. Adamo ed Eva, Pierluigi Anastasio, quando io non lo conoscevo, quando ancora non era conosciuto, effettivamente sono stato piccolo pure io, è stato piccolo anche lui. Andiamo a vedere le foto, spingiamo, vediamo. Ci ammiriamo la vita e opera di questo grande. Eccoci qua, vada, lei allora, può dire tutto. Allora, in questa foto qua stavo andando con la mia famiglia a Ischia. Bene, diciamo un viaggio comunque di piacere. Una scampagnata. Non mi ricordo quanti anni avevo, penso 8-9 anni, bene o male, se qualcosa in più. E ascoltavi la musica? Ascoltavo la musica con il Walkman, all'epoca stava il Walkman. Che era già la massima innovazione tecnologica, sì, per l'epoca. Dell'epoca, sì. Andiamo avanti. Guarda che bambino, non è che non sei cambiato tanto, no, devo dire la verità. No. Ecco qua. Questa è la mia prima comunione, addirittura. Ecco qua, vedi, te l'ho detto, tu pubblichi troppe foto pericolose che poi ti possono ritorcere. No, ma va bene, anzi va sempre piacevole, perché io perché la persona che sono oggi lo devo molto al mio passato. Assolutamente. Questa sì. È una cosa che... quindi è importante. Tendo a dire. E io, noi in esclusiva, veramente stasera, come un po' Barbara D'Urso, in esclusiva stiamo mostrando le fotografie. Le Gracco interviste. Ecco, le fotografie di Pierluigi Anastasio da piccolo. Sì. Cosa ricordi della comunione? È stato. No, ho ben ricordo della prima comunione, perché comunque all'epoca si viveva veramente questi momenti con serenità, con la famiglia. Veramente erano bei momenti. Bei momenti. Spensierati. Spensierati, sì. Avanti, che ce ne sono tantissime. Abbiamo la barra proprio qui che. Ecco, te l'ho detto, dobbiamo arrivare ai tempi moderni, no? Con una certa. Insomma, no, questa è la classe. Eh sì, qua stavo, penso, in terza elementare. Sì. Vediamo anche dei personaggi comunque posso riconoscere. Per esempio, quello là con le braccia conserte, non so se conosce Stefano Ilari. Ah, Stefano Ilari. Non si capisce. C'è Vinicio Esposito, ci sono tanti ragazzi dell'epoca. E questo, qua siamo alla dove attualmente c'è la scuola Alberghiero, che prima è una scuola elementare. Ok, e tu sei quello lì, ovviamente il quarto, diciamo, partendo sì, da destra. Sì, si vede perché sono uguale, sono tale e quale. Sempre tu, Piero. Sono sempre io. Andiamo avanti con le foto. Per esempio, quello là con le braccia conserte, non so se conosce Stefano Ilari. Ah, Stefano Ilari. Che bella disciplina, i grembiulini. Ah, bello qua. Ecco qua. Questa è un bellissimo ricordo, perché se posso raccontare un attimo l'aneddoto. Vai. Puoi dire tutto quello che vuoi. Allora, naturalmente questo qua stavamo al Centro Congressi, una manifestazione importantissima che è stata la semifinale nazionale del Festival di San Vincent, che riuscì a portare il Festival di San Vincent sull'isola. Dedicato ai cantanti. Dedicato ai cantanti. E mi ricordo che in quel periodo, cioè in questo, si fece per 2 anni, in questa manifestazione vennero addirittura 22 cantanti da tutta Italia. Mi ricordo, c'era, molto bello. 22 cantanti da tutta Italia. In questa foto qua fu dato il premio alla carriera a Guido Lembo, che è il patron di questa semifinale. Meritatissimo, devo dire, io mi ricordo quel periodo molto molto bello. Poi invece la persona con gli occhiali, si chiama Salvatore, non mi ricordo il cognome, che è proprio l'organizzatore del Festival di San Vincent, che è notoria rassegna, questa notoria rassegna che approda grazie a te a Capri dopo tanto pellegrinare. L'ha fatto per 2 anni. Ecco, per 2 anni con grandissimi successi, perché dopo vedremo anche la foto di una cantante che L'altra persona è invece il presentatore delle selezioni ufficiali di Miss Italia. Ok. Un bell'uomo abbronzato, mi ricordo. Regno de Vita si chiama, non mi ricordo il nome, Regno de Vita, vai.
serata molto elegante, devo dire, con un festeggiamento anche dopo. E questa naturalmente sono tutti cantanti che partecipano a quell'edizione, alla semifinale, perché poi vedere l'emozione di tutti questi artisti comunque che cercano di emergere, e qualcuno di loro è anche emersa, naturalmente vediamo la foto, la fotografia. Ed è bello perché comunque c'è chi piange, chi sorride, c'è persone con cui parli e ti dicono proprio le loro emozioni, le loro voglie comunque di poter fare, perché questi ragazzi qua ci credono veramente. E come dico anche io, è anche un momento di dialogo musicale enorme, no? Sicuramente. Cioè, dove sicuramente si incrociano artisti di Trieste con artisti di Benevento, sì, di tutta Siracusa, Italia. Tutta Italia riunita a Capri in quel periodo. Sì, sì. Andiamo avanti. Ecco qua. Eccola qua. Allora, questa ragazza, qua stava l'anima e il cuore dopo la serata di San Vincent, si chiama Linda Diaferio, che diciamo sono molto legato a questa cantante, perché è una cantante che è molto sensibile e parla per molto tempo durante il festival, e diciamo, tu lo sai, io meno male ascolto tutti, do pure consigli eccetera. E lei ha un piccolo problema, che in pratica fa cosa di un tumore che ebbe comunque da piccola, e tiene un braccio di legno. Andò pure a Verissimo questa ragazza. E una cosa che sono contento è che questa ragazza ha avuto i suoi successi, addirittura vanta collaborazioni importanti come Dottor Felix. Che fece un singolo che ebbe comunque molto, molto successo, che si chiama Se io fossi, che si può vedere anche su YouTube. Su YouTube. E di questa cantante sono contento. Ed è partita da qui. Ed è partita da Capri. Da Capri. Si può ben dire. Quindi è autografata Capri, quindi sì. Ed è un talento. Bene, bene, andiamo avanti. Ah, eccoci qua. Ecco qua. Questo è importante, perché io mi sono segnato anche la data, sì. Ti dirò. Sì. Un evento importante. In sì, cui un evento tutti, a cui ecco, tutti si particolarmente. Riunirono, tutti sì. Si riunirono al comune di Capri. Sì. Allora, racconto un attimo una cronistoria di questo evento qua. Vada. L'idea nacque da una morte purtroppo tragica di un cugino di mio padre, che si chiama Giuseppe Salvia, che diciamo è stato il vice direttore del carcere di Poggio Reale negli anni 80. Purtroppo a causa, diciamo, perché affrontò a viso aperto Cutolo, che era all'epoca il capo boss della Camorra dell'epoca, gli anni di piombo, i famosi anni. Certo, di piombo. Anni difficili, certo. E ordinò da carcere di Poggio Reale l'uccisione di Giuseppe Salvia. Giuseppe Salvia, caprese, che poi si trasferì a Napoli, e fu ucciso in pratica come Falcone e Borsellino alla fine. E dopo 30 anni io mi chiesi, perché non dedicare una cosa pure a Capri? Certo. Allora, diciamo, chiamai l'assessore Coppola e gli proposi comunque questa idea, perché l'idea mia era comunque dedicargli una strada, una piazza, tipo come è stato fatto, non è che esistono morti di serie A e di serie B. Assolutamente. Però, bisogna considerare che Giuseppe Salvia è sepolto qui a Capri. Però bisogna dare comunque merito a quello che ha fatto e il messaggio proprio di legalità che lui ha trasmesso a tutti quanti. Perché comunque all'epoca anche i capresi comunque ne ha arrestati, lui li aiutava ed era molto umano nei confronti comunque dei suoi detenuti. E venne questa idea a Sandro Coppola di dedicargli la scuola di Tiberio. Così, dopo una lunga trafila, riuscimmo in questo intento. E dopo un anno e mezzo fu dedicata alla scuola di Tiberio. Loro sono i figli di Giuseppe Salvia, poi i miei cugini. Ah, che, ecco. Diciamo, per la prima volta nella storia politica, all'unanimità fu decisa questa cosa. E fu una soddisfazione un po' per tutti. Assolutamente, quindi il comune riunito intorno per a questa volta, tematica che effettivamente maggioranza e opposizione. Non si può non essere d'accordo sulla certo. Lotta a, insomma, alla determinate problematiche, alla Camorra in particolare, in anni difficili in cui ecco Giuseppe, qua, momento... Salvia, ecco, Giuseppe Salvia insomma, ha lottato con dignità, onore, sempre a testa alta, sì. Ed è giustissima questa cosa, che all'unanime si dedichi proprio alla scuola elementare, quindi alla prima parte dell'educazione di un bambino, il rispetto della vita insomma, della e della legalità, assolutamente. Quindi
questo è il momento, giusto? Un momento dove tutti si riuniscono. Questo è il momento in cui si decise di intitolare la scuola, che poi da qui è passato un anno e mezzo, perché comunque tutte le trafile burocratiche per... Certo, certo. Possiamo immaginare. Immagino, andiamo avanti. Bella iniziativa, grande onore questa iniziativa, devo dire. Qua un altro capitolo. Beh, sì. Questo è un capitolo un po' particolare, perché un po' particolare. È il periodo in cui ho preso in gestione il centro congressi, ecco, il cinema, e mi viene comunque l'idea, perché comunque il parchetto, quello il parchetto annesso, non veniva mai organizzato niente di particolare. Allora, siccome è frequentato molto da bambini eccetera, viene l'idea di organizzare comunque dei spettacoli a spese mie, una volta a settimana, con maghi eccetera, e fu un successo sì. Ecco qua, vediamo un'altra foto ancora, che poi non si è fatto più, mi certo sembra. No, non c'è stato più, però effettivamente la riunione di tutti questi bambini in questa piazza già dedicata, già che loro girano sì. lì liberamente, adesso trovano i bambini un intrattenimento superiore, un qualcosa sì. che gratuitamente, i burattini, maghi, trampolini, la felicità dei più piccoli, sì. insomma, quindi in una struttura che adesso effettivamente insomma, perché quello che ti fa stare bene anche il sorriso di un bambino. Assolutamente. Se il bambino ti fa un sorriso, che poi tu ami molto tutto. I bambini, io sì. so. Io tu ami, hai un senso paternalistico che veramente mi piace molto. È reciproco la cosa. Certo, è una cosa, perché ti ho visto ogni tanto, sì. Sai, con un bambino in braccio, trovo che tu abbia veramente un ottimo senso paterno, ecco, un ottimo istinto paterno. E quindi felicità per questi bimbi. Andiamo avanti, anche delle mamme, devo dire che molte mamme poi in quel periodo là del cinema, quando sì. poi tu non sei stato più alla direzione del cinema, molte mamme ti fermavano per strada quando noi eravamo in giro a gozzovigliare, sì. Ti fermavano e dicevano: ma perché non ci sei più tu? Ma mi dispiace tanto questa cosa, perché e questo i bambini sapevano fare qualcosa. È stato un bel periodo, perché non soltanto abbiamo rilanciato una struttura come il Centro Congressi, che diciamo, vi ricordate quando Biagio Izzo disse dal palco della piazzetta: c'è Caprioli, non c'è manco un cinema. Diciamo, già era in progetto di aprire comunque il cinema, che l'avrei aperto il cinema, però diciamo, l'avventura è durata 2 anni. Riuscii a portare sull'isola, a rivalutare comunque il cinema, che comunque era stato un po', non era stato più valutato come prima, e sono riuscito a portare prime visioni importanti come Harry Potter, tutta la saga di Twilight, e poi siamo riusciti ad avvicinare la popolazione, cioè, ciò che non avevano fatto magari i politici per loro volontà eccetera, siamo riusciti ad avvicinare la popolazione alla struttura, che prima la tenevano lontana. Cioè, la popolazione, abbiamo organizzato carnevali insieme, certo, ad altri a renderla più frequentata in ogni esattamente momento, l'abbiamo reso disponibile ai giovani a fare tornei, tutte queste cose qua, diciamo anche con la mia supervisione, che comunque è importante, perché quella struttura là, che io spero che riapra tra poco, perché so che stanno facendo i lavori, è al centro di Capri, è una struttura che ha molte potenzialità ed è importante per tutti, che tutti possano usufruire, ovviamente. È importante soprattutto per la collettività, certo. E poi chiudo questo discorso sul cinema dicendo che io sono del parere che il Centro Congressi deve essere una gestione pubblica e non privata. Perfetto, insomma siamo andati bene, eh? Sì. Poi l'hai avuto anche ad Anna Capri il cinema. Anna Capri l'abbiamo aperto noi, Anna Capri l'abbiamo aperto noi, tranquillamente. Poi diciamo per varie cose, perché comunque il cinema è una sorta di male, quando c'è nessuno ci va. Quando non c'è tutti lo vogliono. Allora qua la gente deve un po' capire, diciamo, cosa vuole. Perché io sono appassionato di cinema, ho dato la passione sia al cinema ad Anna Capri che al cinema a Capri. Vanno fatte anche delle ricerche di mercato sul cinema. Vanno fatte delle ricerche di mercato. Cosa piace, cosa no, cosa può essere avvicinabile al pubblico magari. Il trucco comunque è portare sempre delle prime visioni. Però naturalmente le prime visioni costano. Cioè, certo. Determinate spese. E quindi uno deve rientrare e deve entrare nelle spese, soprattutto se uno deve pagare un fitto. Però se diciamo la gente non ci va, punto interrogativo, e rimane lì. E rimane lì.
andiamo a vedere, andiamo avanti, cambio vai. Capitolo in questa sì. foto, ed è una foto di, ecco, un periodo felice molto per me, devo essere sì. sincero, per Alessandro anche, era il nostro reality show, siamo stati tu sì. eri il patron della manifestazione sempre sei stato sempre a patrocinarci insieme al comune di Capri, devo dire, e per questa manifestazione meravigliosa, e dove tu hai portato degli artisti che poi sono che non hanno voluto una lira, ecco. Diciamo proprio praticamente, diciamolo molto così, per amicizia, quindi diciamo che sono questo con Francesco Boccia, amico di sempre, Turu Turu nella testa, sì. Chi non sapesse, saremo 2001, ecco, saremo 2001, Raffaella Carrà era la presentatrice di quell'anno, sì. Fortunato, arriva Francesco Boccia, io personalmente non lo conoscevo, Pierluigi sì, una simpatia straordinaria, ed è rimasto nostro amico sempre, sì. Anche insomma, l'ho rivisto adesso, suona con qui si suona, giusto? Poi abbiamo organizzato qualche gita da qualche parte, sì, qualche Radio Marte, Già Dio dei Semplici, ma tante cose abbiamo fatto, veramente tanti artisti, sì. E furono degli anni, questo anno in particolare fu un anno molto roseo e fortunato, io sì. Alessandro lo ricordiamo così, fu un anno meraviglioso di grandi parate di spettacolo, ottima tecnologia, insomma veramente siamo, qua era arrivato proprio il grande successo pieno dello reality. Avanti. Vada. Allora, questo è quando il periodo più florido del comune di Capri. Questo è uno dei gemelli diversi. Quando portai i gemelli diversi il 30 dicembre, non mi ricordo di che anno, il periodo di Natale. E fu una bella soddisfazione, perché comunque sono personaggi comunque abbastanza simpatici. E riuscire a portare dei personaggi così è stato complicato, perché comunque Capri non era pronta anche a questi personaggi. Certo. Comunque è stato il periodo più bello, perché per due anni, 2006 e 2007, Capri ha visto la migliore, secondo me, la migliore programmazione artistica che non si è mai vista sull'isola. È stata in quei due anni è stata rivalutata molto la Certosa, dove si sono fatti grandi concerti, come possiamo ricordare Gianna Nannini, per esempio, possiamo ricordare Pino Daniele, Claudio Baglioni. Per Claudio Baglioni fu inventato un premio della musica, comunque sono artisti che vogliono comunque parecchi soldi. Certamente, quindi sono personaggi di enorme spessore popolare. Esattamente. Quindi ed è stato il periodo veramente più florido, a cui collaborai, ricordiamo pure Zero Assoluto, assolutamente, che si fece giù a Marina Grande. Tramite la radio 102.5 all'epoca furono presi, però i gemelli diversi veramente simpatici, no, veramente bravi. Ma è un periodo. Era un periodo veramente bello, di Natale, mi ricordo che c'era molto movimento con questi concerti, tante persone venivano a vedere, anche gente dalla terraferma. È stato l'anno, questo qua è stato l'anno in cui venne Fargetta a Capodanno, è stato l'unico Capodanno che venne un DJ veramente di spessore, che lui rinunciò al Capodanno di Rimini di Radio DJ per venire a Capri. Quindi perché Capri, ecco, come meta del Capodanno. Però insomma, all'epoca, certo, all'epoca. Mo se ne è sceso un po', però vabbè. Però andiamo avanti. Andiamo avanti. Te la sei chiamata. Hai visto? Allora, la prima volta di direttore artistico del Capodanno 2006, penso, sì, 2006. Dove stappa la bottiglia, questa è una foto comunque storica, sì, dove è io storica, ho il pubblico dietro, io che stappo la bottiglia, bellissimo. Sì, questo era un primo Capodanno, direttore artistico. Era il tuo Capodanno, sì. Cioè il tuo Capodanno non nel senso solo che lo organizzavi tu, però eri più tu bello. Il Capodanno in quel periodo, sì. No? Cioè io mi chiamano all'epoca anche il re della piazza. Il re della piazza, un fermento, sì. Cioè lo rifaresti? Ah, organizzare sì. un altro Capodanno, un'altra. Sì, francamente. Però mi piace più stare più nell'ombra. Ecco. Perché purtroppo anche negli ultimi anni, quest'anno non tanto, però negli ultimi anni il comune mi ha chiamato sempre quando per tappare più che altro qualche buco, qualche cosa, certo. Perché non c'è un artista comunque di livello. Però organizzare totalmente un Capodanno lo rifarei, perché comunque tu lo sai, ci metto sempre la passione per ogni cosa. Certo, perché qua ci si vede dalla faccia proprio un entusiasmo che insomma sì. Eri frizzantissimo, devo dire, sì, la verità, no, è stato un bel Capodanno veramente. Mi ricordo. Avanti.
Non so se c'è ancora qualcos'altro. Quindi tu sei andato anche a No, metà. del Capodanno, intendo, no, I gemelli qualcosa di gemelli diversi. diversi. All'epoca posso dire una Sì. cosa? È stato anche il primo anno, vabbè, a prescindere che l'albero dietro al parco è una cosa meravigliosa. Io adoro l'albero vero dietro al parco, l'albero finto non lo sopporto. Certo, Zanzara, no. Zanzara, no, okay, qua Zanzara, la Valtellina, là dov'è? Insomma, le Bravo. zone del... E poi è stato il primo anno in cui si fece il famoso parco coperto, che è stato anche detto, Importantissimo. anche quest'anno, l'anno scorso, che si doveva fare. Sì. Perché alla fine, che poi quell'anno là non ha piovuto, cioè è stata proprio Insomma, Aiella è... sì, una cosa Sì. bellissima, serate bellissime anche a Serate bellissime, Capodanno. c'è lo stellato d'inverno e non ha Però il piovuto. parco coperto è tutta un'altra cosa. Assolutamente, Perché certo. ci sono più luci, a delle luci che stanno là. Io adoro il parco coperto, che poi le casse, cioè, c'è più Sono spazio sì, comunque sul certo, lo palco, spazio quindi. scenico, cioè, Bravo. insomma, avanti. Insomma, qua stiamo parlando di quanti anni, Piero? Quanti anni di storia di spettacolo caprese i tuoi? Tu hai fatto l'anniversario? Penso 20 anni, 20 anni, qua stiamo ma lei ha scorrendo 18 20 anni, bene o anni, male. ecco, quindi 20 anni stiamo scorrendo. 20 anni. Questa è un'altra serata che devo dire, Bello, questa è una questo è un serata di altro cui, fiore sì, all'occhiello. questa è una serata di beneficenza che grazie soprattutto a Guido Remmo che ci diede la taverna a disposizione. È una bella serata di beneficenza, lo chiama il Galà della Solidarietà, ne facemmo due, ed era a favore dell'ANFAS, perché all'epoca si raccoglievano dei fondi per l'ANFAS, veramente pure ora, in Certo. termini più silenziosi però. Però all'epoca si fece questa esplorata di questi fondi che venivano dati per l'ANFAS e invitai dei personaggi che facemmo una serata per Gianluigi Di Franco. Gianluigi Di Franco, che è caprese, inventore della musicoterapia, e invitammo personaggi che erano amici suoi e si ricordò la storia comunque di Gianluigi Di Franco. Invitammo a James Enese, che io devo dire la verità è un grande, è uno dei più grandi sassofonisti italiani, secondo me. Assolutamente. Poi invitammo Antonio Norato, non so se c'è la foto, che è un chitarrista, e poi Giardino dei Il Semplici, giardino di sé. che sono persone che presero subito e non si presero comunque una lira, Certo, e fu un naturalmente. successo. Qua farei fare entrare Alessandro Alessandro Pagano. Pagano. Ecco qua. Alessandro Pagano, Eh sì. appena giungerà, vediamo un po'. Prego Alessandro, lei inquadri e poi ci raggiunga qui sui divanetti perché qui dobbiamo parlare. Qui il sogno che diventa realtà. Un giorno, Un giorno, Alessandro, zan zan zan. che insomma, da quando era piccolino, ascoltava con piacere i Pooh, Sì. Alessandro dice a Pierluigi quanto mi piacerebbe andare a un concerto dei Pooh. Prego, Alessandro. E poi una volta mi ha telefonato, ha detto guarda andiamo a vedere i Pooh, andiamo a Napoli, all'Agusteo. Già dall'albergo l'atmosfera era abbastanza particolare perché c'era questa sorpresa, però non sembrava vera. Insomma, nel frattempo lui parlava al telefono con quelli del posto al sole, allora ha detto ah, boh, non ci sarà sicuramente Sì. No, questa cosa di conoscere i Pooh. Andammo perché per lui all'Agusteo. non sembrava vero, cioè lui ci posso mai conoscere i Pooh. E poi dopo un po', neanche mezz'ora dopo, andavamo proprio dietro le quinte. Eh sì. Piero mi fece conoscere Robby Facchinetti, il quale mi ha lasciato una dedica dietro a uno dei dischi che io amo di più, e facciamo la foto che vedete sopra. Io non ho mai visto Alessandro così emozionato in quel momento. Sì, in quel momento era emozionatissimo. Poi c'è comunque un'altra volta, l'anno successivo, con Sì. 40 anni dei Pooh, che noi assistemmo proprio A Roma. a Roma, partecipammo proprio Al party privato. Al party privato dei Pooh. al party privato dei Pooh esclusivo e noi, insomma fu anche quella un'esperienza bellissima, che se non era per Piero sicuramente non mi sarebbe mai capitata, credo. Insomma, Sì. ci siamo fatti anche il party dei Pooh, Alessandro li sognava sempre da quando era piccolino, Ah sì. effettivamente il suo gruppo dove lui canticchia, sa tutte le canzoni dei Pooh lui, Lo so. tutte quante, non so se ce le intonerà, prima o poi, ma le sa tutte quante. Andiamo avanti, sorpassiamo Facchinetti e i Pooh, Ecco Pierluigi qua. Anastasio ancora, Radio Kiss Kiss. Mia nipote che dice, si può conoscere Violetta? Ci Quasi, lavoreremo ci per lavoreremo. Violetta, eh?
Bella ragazza Violetta, sì. Diciamo di sì, diciamo al di là di tutto, no? Al di là di tutto, al di là di tutto sì. Allora, questo è un mio grandissimo amico, Max Giannini, che sta a Radio Kiss Kiss, e in questa occasione qua stava a Sorrento e mi fece andare, mi fece salutare i radioascoltatori durante il programma suo. No, fu molto simpatico il siparietto. Facciamo anche delle battute su Capri, poi lui mi chiama sindaco di Capri, infatti ecco. Se vedi questa una foto su Facebook, mette anche lui un messaggio, io con il sindaco di Capri, cioè una cosa del genere. Bene, bene, avanti, sì. Giannini, Radio Kiss Kiss, che poi con le radio c'hai avuto un rapporto sì, sempre fortunato, sì. Devo dire. Ecco questa qua. Era una foto che forse doveva stare un po' prima. Sì. In termini di tempo, no? Storici, sì. Però qua mi sembra che era da Albano, giusto? Il premio no, di Albano. La, Gigi Sabbani. Gigi Sabbani, Gigi Sabbani. Teatro la buonanima. Quisisana. Teatro Quisisana durante gli spettacoli teatrali organizzati dalla Prologo Arte. Sì, durante, cioè, Gigi Sabbani mi chiamò in quell'occasione, ma io non lo conosco, non lo conoscevo. Mi chiamò e mi disse: senti, cioè bisogna fare questa imitazione, faceva delle, diciamo, delle tecniche di imitazione, cerca di insegnare, capito? Ma non mi ricordo, invece fare Corrado mi sembra. Certo, però te la, no, te la però cavassi, simpatica la te cosa. La cavassi, sì, dai, te io la... un altro signore. Eh sì, te la cavassi, poi sì. Gigi Sabbani è sì. Stato un grande sicuramente. Ma io l'adoravo, Gigi Sabbani era un tuo mito, sì. Era un tuo mito. Non potevo non andare. Assolutamente. Avanti! Che camicia orribile. No, sull'orribile io passerei a questa foto cioè io allora, sono orribile, allora, amici, orribile. Però allora, l'ho messa volutamente nel senso per far capire un po', diciamo, dopo ce n'è anche un'altra te okay. Lo dico, quindi l'horror continua, siamo alla serata di Hitchcock, quindi, diciamo che l'orario l'orario è quello, no? Ma ti dirò, guarda, tu e il caro nostro amico Giuseppe, sì. E siete belli sempre, devo dire la verità, anche adesso. Io qualche miglioramento l'ho fatto, sì. Un po' di strano l'ho fatto, però che ne pensi? Ma era un altro gracco, sì. un altro gracco. Però erano tempi di grande divertimento, mi ricordo. Questo è il Baraonda, famoso Baraonda. Famoso Baraonda, che ha segnato epoche storiche. Notare la camicia di gracco che si sta quasi per... Si sta aprendo, non per il petto ma per le salsicce, direi. All'epoca sì. Più per le salsicce, però effettivamente insomma il capello io lo porterei anche adesso così, sì. Devo essere sincero, mi piace. Andiamo avanti. La tua foto liscia, no? Non c'è. Aspetta, è l'orrore a mille sfaccettature. Sì. Andiamo a vedere avanti. Andiamo avanti la video. Forse c'è. No, qui alcuni concetti. Dio sì, Warwick in concerto. È stato il periodo in cui collaborò con l'assessore Ciuccio. Bellissimo, sì. Con l'assessore Ciuccio. Dion Warwick, fasto, veramente, fasti sì. Per il... La Certosa. La Certosa. Fu rivalutata la Certosa. Assolutamente, delle luci meravigliose che non facevano altro che risaltare queste colonne sì. Antiche, bellissimo, quindi bellissime atmosfere sì. D'estate, di mezza estate, sì, insomma sì. Veramente molto pregevole. Poi la particolarità degli eventi di quei due anni, c'era il motto della manifestazione, vivere Capri dal lunedì al giovedì. Ecco, cioè, sì, queste ricordo, manifestazioni, ricordo, molto bella. Se queste manifestazioni si facevano dal lunedì al giovedì, perché? Perché venerdì e sabato comunque stanno tutti i locali aperti, così si consentiva alla gente di poter vedere queste manifestazioni in maniera molto libera, in modo che venerdì e sabato, se uno vuole andare a un ristorante, se uno vuole andare all'Anima e Coro, oppure voleva fare 3.000 cose, le poteva fare. Assolutamente. Perciò vivere Capri, si faceva una programmazione turistica. Ed erano piene, comunque, dire, sempre sì, piene, sì. Quindi la gente c'era, come dice Capri non c'è nessuno, la gente c'era, perché sì. Quando c'è il nome, c'è l'evento, la gente va. Sì. Vediamo, avanti. Allora, ecco, Roberto Bollo, quindi anche manifestazioni di danza, no? Sì, quindi sì. Un grande nome della danza. Costò un bel po', ma fu un evento comunque di rilievo. Un grande spettacolo, devo sì. Dire. Avanti. Perciò vivere Capri, si faceva una programmazione. Altri eventi. Pino Daniele, vedi, qua è stata una carrellata. Sì. Pino Daniele, che belle quelle luci, effettivamente. Ah, sì. Avanti ancora. Sempre i grandi nomi
qui chi è? Gianna Nannini, bellissimo, c'ero sì. Anche io a questo concerto. Ma lei pure ci fu una polemica. Sì, però... lei intimò tutti quanti di alzarsi sì. In piedi perché non voleva, diciamo, le persone sedute. Infatti, giustamente, forse aveva pure ragione. Aveva anche ragione, perché in concerto di una rock star si sta in piedi con la birra in mano e se arrivi a fine serata è già un miracolo. Sì. È un po' così, ma andiamo avanti. Vada, non lo so, è una persona che ho conosciuto anche io questa. Sì, allora, lui è Nino Lauro, è di Sorrento, sì. Un presentatore comunque di Sorrento, sì, è anche Pierre. È un collega. All'epoca organizzava al Fauno i Verdi da Grandi, Verdi dedicato comunque al pubblico grande. Io andai in quell'occasione in una di queste serate. Bellissima poi, persona che si mette sempre sì, a disposizione. Poi furono chiamati anche per la un'altra festa, manifestazione. La sì. Festa questa qui che organizzammo il DJ Contest. Il DJ Contest Capri, giù al Paradise. Sì. Che poi aveva come presidente, vediamo se dopo c'è la foto. Vediamo se come presidente un altro grande, eccolo qui. Ecco qua, Fernando Opera, che fu Opera. Presidente dell'epoca, sì. Grande DJ, Radio Ibiza. Ecco, Radio Ibiza. Qua stiamo parlando effettivamente di radio, di cose... Sì. Di un certo rilievo, di radio importantissime, con le quali hai avuto tutte i contatti sì. Con te, tutte, sì. Effettivamente è una cosa, andiamo avanti ancora, altri nomi importanti, penso dei DJ, ecco qua, Soriani. Sì, queste, diciamo, Soriani è stato uno dei primi DJ conosciuti, all'epoca quando fece un pezzo che andava forte alle Sangria, Sangria, questa è Radio Marta, Ecco. E qui stavamo al Baraonda, a una festa di 18 anni che mi chiesero di fare e che volevano proprio Soriani. Volevano Soriani. Effettivamente. Soriani che di solito non faceva le feste di 18 anni, io mi vergognai pure a chiederglielo. Certo. E gli dissi, Gigi, ma vorresti fare una festa di 18 anni? Perché mi hanno chiesto sta cosa. Va bene, facciamo tranquillamente. A Capri è sempre un piacere per Gigi Soriani sì, venire. Sì, vabbè. Poi siamo stati anche ai studi da lui. Poi se posso preannunciare una cosa. Vai, preannunciamo. A marzo ci vedono dal vivo, giusto? Ci vedono da qua, vai. A marzo uscirà proprio un nuovo pezzo di Soriani che ha fatto un Clementino. Volevo un attimo. Quindi, voglio dire, Clementino. Ecco qua, un grande, assolutamente. Vediamo ancora. E poi Clementino. Devi sapere scoperto una cosa. Tu Clementino. No. Clementino venne alla festa dello Sleality fatta al Pantarei. Davvero? Ed è uno degli accompagnatori di Soriani. Questo è uno scoop, Alessandro. Sì. Cioè Clementino, quello che cantava la canzone. Ma non è nessuno. Questa canzone. Venne alla festa dello Sleality. Venne e tu non lo sapevi, neanche io sapevo. Io non lo sapevo perché nessuno conosceva Clementino. Pensavamo tutti che fosse una specie perché di. Perché all'epoca stava Radio Marte. Però, capito, poi dopo ci siamo resi conto, effettivamente, sì. Che è diventato il grande Clementino. Adesso che all'epoca stava Radio Marte, comunque. Quindi voglio dire. Ha sempre lavorato con Gigi. Bravissimo, dobbiamo portarlo Clementino. Ma mo vuole sì. Vai, io sono stato uno dei primi a mandare i suoi pezzi a Radio Capannina. Veramente fai quasi tutti i primati, tutti del mondo dello spettacolo. Uno scontro tra titani, Mike Corrado, Baudo, non si capisce niente. Sì. E qua altri due, veramente la dance music anni 90, che a noi ci piace tanto perché ci ricorda un po' la nostra generazione, quello che ascoltano poco magari i ragazzi di adesso e che a noi piace tanto, ma tuttora producono. E sono i Pops and Scar. Lei naturalmente non è manca il secondo elemento, lei è la fidanzata del cantante dei Pops and Scar. Sheila. È un gruppo che comunque attualmente pure produce, però fanno un programma su Radio 105 attualmente. Un'altra radio, vedi? Sì, detto, con Leone di Lernia. Sono simpaticissimi, veramente abbiamo passato una serata quest'estate indimenticabile. Sì, giù alla Grotta Azzurra, ci siamo divertiti, inciuccati ben bene, insomma, sì. Poi è finita la serata, è benissimo. Mi ricordo. Ci siamo divertiti proprio tanto, devo dire la verità. Sì. Sono la storia della musica dance anche loro. Avanti. Raggio Kiss Kiss. Sì, con Max. Sì. Cosa è accaduto? Ecco qua. Ah, questo sì. Allora, questo qua è stato la proiezione, cioè, diciamo,
avevo riproposto il cinema all'aperto nel pacchetto del Centro Congressi con la proiezione del film di Michael Jackson, This Is It, che diciamo si fece prima un balletto della scuola danza che ripropose appunto le canzoni di Michael Jackson. Fu una bella esperienza perché si ripropose il cinema all'aperto dopo 40 anni che non si faceva, e poi dopo il comune riprese il cinema all'aperto come sì, che si fa d'estate, che sì, è molto molto piacevole, una sorta di drive-in da seduti, però no, pure se ebbero dei problemi in quella manifestazione, però va bene. Però l'importante è fare, alla fine rimangono sempre belle cose. Un altro passo avanti di questa organizzazione, effettivamente. Sì. Avanti. Ecco, questa foto mi piaceva particolarmente. Questa è una foto che non ha eventi, però che sottolinea. Io diciamo, amo molto passeggiare. Esatto, sì, per le passeggiate ho notato. Sì, io amo molto le passeggiate perché sono del parere e sono anche un amante dell'isola di Capri. Io amo, anche se ultimamente comunque vado spesso a Sorrento, diciamo nei locali di Sorrento eccetera, però io la mia isola la amo in maniera spropositata, amo molto passeggiare e mi piace appunto guardare i faraglioni dal Parco Augusto, perché i faraglioni, noi siamo fortunati che stanno ancora i faraglioni, noi capresi, certo, perché nel giorno in cui i faraglioni scompaiono Capri diventerà uno scoglio, Capri diventerà soltanto uno scoglio. No, comunque a parte scherzi, tu hai una sorta di romanticismo guardando questo panorama dal, sì, Parco Augusto, no? Cioè, c'è il romanticismo in questo aspetto di Piero. Questo è vero. Sì. Anche una voglia di non essere per forza in compagnia di qualcuno, no, ma un riempirsi l'anima di un'immagine che ti è cara, che ti piace, no? Sì, perché molte volte se cos'è passeggiare ti aiuta molto, perché tu sai, in mezzo alla strada mi conoscono tutti. Chi mi ferma una parte, chi mi ferma un'altra, chi si confida, che allora ci sono dei momenti in cui una persona vuole stare, non dico da sola, però in contatto più con la natura, perché comunque quello che ti trasmette Capri ti trasmette molta serenità. Certo, in questo un contatto qua, anche con la vera essenza di se stessi, da dove tutto ha origine, no? Dalla roccia al mare, sì, il contatto, no? Con questi elementi naturali. Sì. Molto bella questa foto. C'è qualcos'altro ancora? Vediamo, sì, perché dopo abbiamo il video, questo qua, uh-huh, della tua intervista. Ah, ecco questa qua è carinissima. Questa è carina. Ecco, non so, vediamo un po', spegniamo un attimo questa luce, voglio far vedere proprio la differenza, quanti anni sono passati. Adesso sì, farei venire, non so, qualcuno dal pubblico, dal breve pubblico. Alessandro, vieni qua, Alessandro, ci vieni tu. Alessandro, voglio che trovi le differenze come nei cruciverba. Allora, vieni qua, trova 5 differenze. Lascia gli occhiali. Ma chi? Devi dire chi? Gracco ha gli occhiali della, quasi uguali a quelli della Ray-Ban, e la no. Sei partita bene. Gracco ha i capelli più lunghi e la no. Brava, come stai carino? Sembra Renato Zero e dall'altro lato no. No, va bene. Conosci Renato Zero? Come si chiama? Violetta? Sì. Pierluigi un giorno te la farà incontrare, no, forse Violetta. No. Forse la voglio incontrare prima io a Violetta. Diciamo che la conoscevo prima io e Pierluigi a Violetta e poi te la presento. La voglio incontrare prima io a Violetta. Okay. Un attimo di cachet. La bimba, grazie Alessandro, puoi andare. La bimba ha sottolineato aspetti essenziali. Io sono cambiato, tu sei sempre uguale, tu resti sempre Pierluigi Anastasio. A distanza di anni, anche da piccolo, hai avuto sempre lo stesso aspetto. Qual è la fonte della giovinezza? No, niente. Niente proprio. Il fatto che sei un uomo della Marina Grande, forse. Che forse vede, la brezza marina. Che vede un solo, mare e tutte queste cose qua. Perché tu sei un uomo di Marina Grande, sì, no? Ecco, se vogliamo, no? L'origine, guardando il porto ogni giorno, quella nave che va... Mi piace vedere i faraglioni. Ecco, però ti piacciono i faraglioni. Però insomma, la nave che va e la nave che viene... Hai mai pensato di portare all'estero la tua arte? No, ma lo sai perché? Perché io personalmente non amo molto l'estero. Allora, io se dovessi fare un viaggio, io preferisco più viaggiare per l'Italia
che andare in didi sconosciuti. Certo. Che noi magari tutti quelli che vanno all'estero non sanno manco Firenze come è fatta. Assolutamente. Bisogna prima conoscere questo, il nostro paese e poi andiamo all'estero. E quindi cosa ne pensi dell'esodo dei capresi in Thailandia, per esempio? Questa è una cosa. Sono scelte. Scelte. Tu preferisci... Magari uno potrebbe andare un anno o due anni, tu però non sempre, ecco, sempre è inutile. Preferiresti una città storica oppure una... È vero che si spende di più, questo certo, sono certo, consapevole, però bisogna visitare la nostra Italia. Noi abbiamo dei paesi che meravigliosi, dei borghi sì, stupendi. Noi per esempio abbiamo delle isole, oltre a Capri abbiamo Lipari, Ponza, certo, delle isole meravigliose, un mare stupendo. Certo. Io per esempio, quando è stato ieri, ho visto un programma su Real Time, il boss delle torte, no? Sì. Che faceva nella loro puntata, loro venivano in Italia, Lipari, perché lui è di Lipari, certo, diciamo, lui è di Lipari, Altamura. Ha buttato l'acqua al suo mulino. Esattamente. E ho visto dei posti stupendi, certo, cioè per dirti, perché l'Italia ha dei posti veramente stupendi, i paesi, ancora da magari da scoprire da tutti, sì, perché tutti quanti prendono a Milano. Per esempio noi andiamo molte volte a Napoli, ma se sì, andate mai a visitare Napoli sotterranea, no, è una infatti, cosa meravigliosa. È stupenda, certo, certo, è di grande valore storico, assolutamente. Perciò. Senti caro Piero, sì, io devo dare atto. Sì. Alessandro la regia, devo dare atto, salto da qui, no, devo darti atto che effettivamente tu hai fatto un'intervista meravigliosa, sì, ecco, a Little Tony, sì. Little Tony è quello là, diciamo, colui che ha portato, che ha esportato, ma ha preso dagli Stati Uniti, sì, Elvis, e ha portato il rock and roll in Italia insieme a Bobby Solo. Vabbè, insomma, lui ha avuto una vita molto, sì, molto bella, ricca di successi, e tu, diciamo, la sua partecipazione a Sanremo è stato l'anno in cui lui festeggiò i 50 anni di carriera, tendo a precisare, ed è stato due anni dopo che lui ebbe l'infarto, perché lui purtroppo era malato di cuore cardiopatico, ed è, due anni dopo ritornò a Sanremo più carico di prima. C'è stato, non so se riproponete quel momento là, quel momento in cui si commuove, vediamo, bellissimo. Vediamo, Alessandro ha fatto un montaggio. Ah, ok, spero che l'abbia messo quello. Dell'intervista. Andiamo a vedere e dopo lo commentiamo. La batteria in uso è quasi scarica. E tu, diciamo, la sua partecipazione. Bene, abbiamo fatto la batteria in uso. Non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Gare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. E bentornati qui in studio, come abbiamo già pronunciato all'inizio puntata, quest'oggi, questa sera abbiamo un ospite veramente eccezionale, perché un uomo che ha partecipato a 9 festival di Sanremo ed è stato anche un uomo che è stato uno dei simboli del rock and roll in Italia, e quest'anno si presenta al 58esimo festival della canzone italiana con un brano che si chiama Non finisce qui, e sto parlando di Little Tony. Pronto? Ciao Pierluigi, ciao. Ciao, ciao, come stai Tony, prima di tutto? Sto bene, guarda che con questo qua è il decimo, eh. È il decimo. Allora, com'è ritornare dopo il 2003, se non erro, che erano in coppia con Bobby Solo? Sì. Allora, racconti un po' le tue emozioni. Ma diciamo che, un attimo solo, chi è? Sì. Ti chiamo dopo io, ciao, ciao. Scusate, ma il telefono... Non ti preoccupare, sappiamo che sei impegnato, quindi... Sta bollendo il telefono. Sì, immagino. No, ti dicevo che, vabbè, sono tornato con Bobby, però da solo. Sì. E l'ultima volta che io sono stato a Sanremo era il 1974. 74 addirittura. Con Cavalli Bianchi. Cavalli Bianchi, sì. Poi nel 71 con La Folle Corsa, nel 74 con Cuore. Sì. Nel 69 con Bada Bambina, nel 68 un uomo piano per amore, sì. Nel 67 con Cuore Matto, nel 64 con Quando era la mia ragazza, nel 71 24.000 baci. Perciò come vedi Sanremo fa parte della mia storia, della mia vita. Soltanto Riderà, certo, è stata una canzone al di fuori del Festival di Sanremo dei grandi successi. Cioè, di cosa parla Non finisce qui? Non finisce qui? Sì. È un modo di dire di non mollare. Certo. Cioè, capito? Ho capito, sì. Sono stato male, la prima cosa che ho detto, la mia vita non può finire così, non finisce qui.
sì. Ma con rabbia, capito? Perciò è una frase usuale che diciamo in tante situazioni della nostra vita, no? Capito? Però non passivamente, sì. ma proprio quasi con rabbia, capito? Non finisce qui. E senti, Tony, ma tu sai già quando ti esibisci? Non dia martedì? Io esibisco martedì. Ok, proprio tra una settimana quando facciamo il programma. Allora sì. Noi ti facciamo i nostri in bocca al lupo personali, i miei personali. Ti ringrazio tanto. E Tony, ci vogliamo riascoltare dopo il festival. No, sì, fatemi sentire. Ti chiamiamo dopo il festival, dai. Mercoledì io non canto. Io sì. Giovedì con i Gypsy King. Sì. E sono un po' preoccupato perché loro fanno tutto un tempo particolare che sì. Sicuramente ci dobbiamo inventare qualcosa. Io forse sicuramente farò la prima strofa e poi lascio l'inciso e tutto quanto a loro, perché certo. È dietro a Gypsy King, non è, cioè io vengo da rock and roll, questi fanno un tempo completamente che a me non mi appartiene, milioni di chilometri lontano. No, infatti. Sono forti, danno brio, danno una certa una certa personalità al pezzo. Certo. E senti, giovedì, sì. Poi venerdì non cantiamo, sì. E ricantiamo sabato, perciò tra mercoledì e venerdì fatemi sentire. Perfetto, ti chiameremo sicuramente. Le opinioni dei vostri amici della stupenda Isola di Capri. Perfetto, ti porto anche il saluto di Guido Lembo. Me lo saluti tanto, un abbraccio, sì. E senti Tony, allora noi ti facciamo i nostri in bocca al lupo, se vuoi dare un saluto ai nostri radioascoltatori, a modo tuo, un saluto ai radioascoltatori di Radio Capri 107. Glielo faccio con le mie canzoni, certo. Riderà, riderete, rideranno i vostri cuori matti di felicità. Grazie Tony. Serenità e felicità a tutti quanti. Purtroppo viviamo in questo momento un po' particolare, ma speriamo che passi. Dai, passerà sicuramente. Ok. Un abbraccio da tutta la nostra radio. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Certo che risentirlo. Beh, devo dire la verità, è molto emozionante questa registrazione. Sì. Io penso che sia un ricordo indelebile. Sicuramente. Dire, anche perché sono delle colonne della musica, quindi ho avuto l'onore di intervistare. Tra le tante, ho scelto lui proprio perché effettivamente sì. Lui rappresenta generazioni di musica. Ma non soltanto. E l'entusiasmo. Ma se tu vedi. La forza che lui ha in questo, nelle parole che ha detto dopo il problema al cuore che ha avuto, quella voglia proprio di vivere che traspare comunque dall'intervista, certo, fino alla fine, sempre. Perciò lui fece questo brano e non finisce qui proprio per dire io sto ancora qui. E certamente un grande, eh? Alessandro Pagano, una parola su quest'artista, tu ne hai tante su tutti gli artisti italiani, e poi dobbiamo dare la buonanotte ad Alessandro dopo, con la fiaba. Viene fuori proprio la grinta che c'è in lui, sì. Veramente. C'è una delle ultime puntate che La Vita in diretta fece per Little Tony, sì. Che lui uscì proprio dall'ospedale, nessuno sapeva che lui era, negli ultimi mesi era ricoverato, per andare a fare questa comparsata La Vita in diretta, facendo un brano tra l'altro con la sua energia, veramente sì. Eccezionale Little Tony. Lui è il tipo che come dice nell'intervista, però tu l'hai tagliato, però dice che lui è il cantante che va dai piccoli paesi alle grandi città, ha suonato al Madison Square Garden, nei posti comunque più impensabili, più grandi, però poteva suonare pure anche nei piccoli paesi. Lui dice Barra, perché lui ha suonato a Barra, però poteva suonare pure in altri posti, lui ha suonato pure a Capri, a Tiberio, però è un grande anche per questo. C'è la forza. C'è la forza. Vicino comunque alla gente. Assolutamente. Allora Pierluigi Anastasio, è giunto il momento, è finita qui. E io ti ringrazio tantissimo perché è un onore averti avuto qui come ospite, un po' grazie, detto a te, come il Pippo Baudo per la RAI, eccetera, eccetera. Sei un personaggio in piena ascesa, sempre. E trovo difficoltà a immaginare il presentatore di tra 20 anni che dovrà intervistare i tuoi prossimi 20 anni. No. Di spettacolo, capito? Cioè, vuoi dire, se tu sei già tutto. Già è stato fatto, che succede? Se già è stato fatto tutto questo,
se già è stato fatto tutto questo tra altri 20 anni. Ci ritroveremo qui. Ci ritroveremo qui, no, io non lo so, però ci ritroveremo qui senz'altro, magari con qualcun altro, con le nipotine di Alessandro Pagano. Ma come sentiranno loro? Come magari direbbe Little Tony, e non finisce qui. E non finisce qui, assolutamente, non finisce qui a parlare dei tuoi prossimi 20 anni. Quindi una carriera in ascesa, sempre radiosa, proprio di una persona che, come ho detto anche prima, oltre all'organizzazione, alla complessità dei sistemi organizzativi, che pochi sanno come funziona il meccanismo di ogni cosa, condisce sempre con la passione, con l'entusiasmo, con la forza di volontà, mirare all'obiettivo sempre dritto per riuscire nel migliore dei modi nella propria impresa, effettivamente. Quindi questa è stata la chiave del tuo successo, senza me. Curarsi di nessuno e senza fare guerre, perché le guerre non portano da nessuna parte. Assolutamente. Perché se uno cerca di fare qualcosa, la guerra non fa altro che uccidere quella cosa che stai facendo. Abbasso le guerre, viva, diciamo, le idee. Viva le idee e l'entusiasmo e la forza per arrivare allo scopo. Assolutamente. Sicuramente. Io ti ringrazio per Luigi. Grazie Anastasio. Vuoi rimanere per il momento della fiaba? No, vai, perché dobbiamo addormentare Alessandro, dobbiamo addormentare Alessandro, sarà dura, prego, okay. Prego, ti ringrazio, vai tra il pubblico, adesso assisteremo al momento topico della puntata, il grande Pierluigi Anastasio, applausi.